Sì, è acceso. Allora ragazzi, benvenuto in questo vlog all'autogrill. Guarda questo qua, all'autogrill altezza Fiorenzuola. Siamo partiti da Parma, da Milano andiamo a Parma e siamo fermati perché il mio cameraman ha una moto, porca paletta si è stretta, ha una moto che beve tanta di benzina. Cosa stai facendo? Mi sta molestando. Quando ti do il via accendi anche quello. Ta-da! MV Augusta F3 800. Non è la prima volta che la guido, ma la prima volta su un tratto autostradale. Yes, nuova di pacca, 2330 km. Prima impressione. Ciao, mi sta dicendo di accendere. Accendi, accendi. Acceso? Allora, dopo che abbiamo acceso l'interphone, io non ti sento. Allora, ci sei? Top. Dopo che abbiamo acceso l'interphone, io anche. Un po' di nervosismo c'è, perché ho il jeans nuovo. Qua abbiamo un quickshifter, ragazzi! Dove cazzo sono le frecce? Minchia, se trema! Non ce l'hai? Allora, siamo sull'autostrada altezza Fiorenzuola, scusatemi se urlo. Oh, ma amico, ma le tue frecce non le hai, i tuoi specchietti non le hai regalati? Cioè io devo far così per vedere? Ma che cazzo? Sì, sì, sì. Sì, sì. Allora. Minchia se va, tira! Però mi sembra lenta la cosa. Non vedo, non ti so dire che macchina ho dietro. Sulla mia sinistra. E c'è? Io no, perché? Dove sei tu? Dove sei? Minchia, sei lontano. Allora, MV Augusta F3 800 del 2015. Il mio amico l'ha trovato a un buon prezzo e l'ha acquistata. È la sua prima carenata. Passa da una Kawasaki Z650, cioè proprio per principianti, ed è salito su questa cosa qui. Complimenti per l'acquisto, amico mio. Ah, in caso non lo sapete, è nero, è black, è senegalese come me, si chiama Iftiata. Ora sta guidando la mia Ducati Ipermotard 821. Minchia, la sella è bassa, non è male come moto, le vibrazioni si percepiscono, ma tanto al manubrio. No, è normale, posizione comoda, ok. Io ho una storia, un background di moto sportive, quindi ci sta. Non mi trovo abbastanza scomoda, ma l'unica cosa strana è che sento abbastanza calore, anche se non è una Ducati Panigale, perché io ho avuto la V2 per un po', che ora è da ripristinare, però riscaldava abbastanza. Qui ho la sella, il sedere è bello bollente, ed è strano, cioè mi aspettavo una moto che faceva respirare un po' di più il motore, anche se lui ha messo uno scarico, ha messo l'HP Corse, giusto? Nera Metz, che è stranamente omologato e con 2 DB killer, però il catalizzatore è venuto via con l'altra marmitta. Boh. Questo lusso ce l'ha solo MV. Minchia.
Minchia, arriva a velocità. Arriva a velocità assurda. Cazzo. Perso l'amico.